Il nuovo governo francese, nato sabato sera dopo una lunga e tormentata gestazione. Come cambiano rispetto alle modalità tradizionali la concezione e la composizione delle coppie che si sposano dopo essersi conosciute in rete? E la morte di Paola Marella, la conduttrice di programmi televisivi dedicati alle case da sogno. È lunedì 23 settembre e di queste storie parliamo nella puntata di oggi di Giorno per Giorno, il podcast sui fatti più importanti per orientarsi nel mondo con le voci dei giornalisti del Corriere della Sera. E io sono Tommaso Pellizzari. Il Presidente della Repubblica ha nommé Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, ministro della giustizia. Sabato sera, il segretario generale dell'Eliseo, Alexis Kohler, ha letto davanti alle telecamere la lista dei ministri del nuovo governo francese, nominati dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron insieme al primo ministro Michel Barnier. Il Presidente della Repubblica riunirà l'ensemble dei membri del gouvernement per un conseil des ministres qui se tiendra le lundi 23 settembre a 15h. Un governo arrivato dopo lunghe e complicate trattative e con una collocazione politica molto particolare, come mi ha spiegato il corrispondente del Corriere della Sera Stefano Montefiori in collegamento dal Palazzo dei Congressi di Parigi, dove si è aperta ieri la conferenza Immaginare la pace, organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio. Il governo francese appena nato è un governo di destra e segna l'unione di fatto un po' della componente macroniana con la componente gollista tradizionale appunto di destra. Non che negli anni scorsi Macron fosse rimasto fedele alla sua idea di partenza, cioè l'essere e di sinistra e di destra, perché già da tempo chi lo criticava con qualche ragione diceva che faceva ormai da anni una politica di destra, a sinistra si era un po' scordata lungo il cammino. Però insomma il governo che nasce adesso segna davvero un po' l'unione, diciamo, tra quel che resta del macronismo, e non resta moltissimo tutto sommato, tranne le poltrone, e la destra gollista che paradossalmente sembrava la forza più debole dopo le ultime elezioni. I repubblicani sono il partito che è arrivato quarto, che ha raccolto il 5% dei voti, ma che si ritrova adesso del tutto inaspettatamente ad esprimere il primo ministro Michel Barnier e ad avere anche l'unica altra figura relativamente conosciuta del governo, cioè il ministro dell'interno Bruno Retailleux. I due posti chiave di questo governo, insomma, vanno ai gollisti, che negli ultimi anni si sono a loro volta spostati sempre più a destra per non farsi rubare troppi voti dal Rassemblement National di Marine Le Pen. Ed è proprio a lei, a Marine Le Pen, che adesso questo governo di destra guarda. Gli uomini dell'Assemblea Nazionale sono assenti dal governo, però il partito di Marine Le Pen ha fatto sentire con molta forza la sua presenza, perché il governo stesso nasce sulla base delle indicazioni di Marine Le Pen. È stata lei a dire che avrebbe subito votato contro certi candidati, per esempio Xavier Bertrand, anche lui frutto dello stesso partito gollista, però in passato molto duro con l'Assemblea Nazionale, e questo è bastato perché venisse scartato. È stata lei ad accettare il nome di Michel Barnier, perché Michel Barnier è sempre stato più rispettoso, diciamo, sia dell'Assemblement National sia degli 11 milioni di francesi che lo hanno votato, e quindi con il benestare di Marine Le Pen alla fine Macron ha dato l'incarico a Michel Barnier. Questo per dire che questo governo già nasce sulla base di un accordo più o meno tacito di Marine Le Pen, ma poi se ha qualche speranza di voler continuare, di voler governare, dovrà basarsi appunto sulla benevolenza dell'Assemblement National, perché qualora invece l'Assemblement National decidesse di votare la mozione di censura che sarà sicuramente presentata dalla sinistra, a quel punto Barnier cadrebbe, quindi si dovrebbe cercare di formare faticosamente un altro governo. A questo punto è il caso di ricordare perché la sinistra è intenzionata a presentare una mozione di censura. La sinistra ha accolto tanto la nomina di Barnier, ma poi anche questa lista di governi con un certo sgomento, in parte giustificato, perché non è vero quello che ha detto Mélenchon subito 5 minuti dopo la chiusura dei seggi, che la sinistra aveva il diritto di governare, di applicare solo il suo programma e nient'altro che il suo programma, perché
Nouveau Front Populaire di sinistra, appunto, è vero che la coalizione è arrivata prima, però è ben lontana dall'avere la maggioranza assoluta e quindi bisogna essere pronti a compromessi, bisogna cercare maggioranze più larghe in Parlamento, cosa che in effetti la sinistra non è stata capace di fare. Tutto quello che è stato capace di fare la gauche è almeno mettersi d'accordo al suo interno, cioè tra i quattro partiti che compongono il Nouveau Front Populaire, ovvero la France Insoumise, i socialisti, i comunisti e gli ecologisti, e avevano trovato in effetti al loro interno un accordo per candidare una persona, Lucie Castet. Macron però ha ignorato questa indicazione, venendo meno alla consuetudine della Quinta Repubblica, in base alla quale l'incarico viene conferito a un esponente della coalizione risultata prima alle elezioni. Il Nouveau Front Populaire aveva fatto proprio questo, arginando l'ascesa comunque significativa del Rassemblement National e impedendo a Marine Le Pen di vincere. Dà in parte ragione la sinistra quando dice che il voto popolare è stato disatteso e ignorato. Non solo non si è dato l'incarico alla sinistra, e questo tutto sommato ci poteva anche stare, ma anche si è dato l'incarico proprio all'unica formazione che è uscita sicuramente sconfitta dal voto. E, insomma, in effetti, per essere state elezioni anticipate indette da Macron con l'intento di perseguire un chiarimento politico, non sembra proprio un granché come chiarimento politico. Si tratta adesso di capire se e quanto questo governo durerà. Credo che non lo sappia nessuno, non lo sappia Macron, non lo sappia neanche Michel Barnier, non lo sappia nessuno, probabilmente non lo sa neanche Marine Le Pen, se darà davvero credito a Michel Barnier o se a un certo punto deciderà di staccare la spina. Quel che è possibile è che Marine Le Pen giudichi che questa situazione tutto sommato è perfetta per lei, cioè fa la figura della politica responsabile che comunque fa il possibile per non far precipitare il paese nel caos e quindi in qualche modo lascia che si formi un governo, lo condiziona e intanto si prepara per le prossime elezioni che non tarderanno. Cercano il simile. Se io appartengo a una classe sociale elevata, cerco qualcuno che è come me. Il tipo di ricerca al quale si riferisce il vice direttore ed esperto di economia del Corriere della Sera, Federico Fubini, è quello di un marito o di una moglie attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Federico me ne ha parlato in occasione della pubblicazione di uno studio della Federal Reserve Bank di St. Louis, la banca dello stato della Louisiana, una delle confederate della Fed, la banca centrale degli Stati Uniti. A firmare questo studio è un'economista italiana, Antonella Tutino, insieme a due colleghi, la statunitense Paolina Restrepo e Chavarria e il russo Anton Ceremukin. L'obiettivo della ricerca era quello di cercare di capire se e come è cambiato il modo di scegliere il proprio marito o la propria moglie in conseguenza della rivoluzione tecnologica che ha fatto crescere a dismisura la possibilità di conoscersi online e non più esclusivamente di persona con le varie modalità tipiche del passato, e cioè attraverso famiglie, amici comuni, a scuola, luoghi di lavoro, eccetera. Dal 20% del 2008, negli Stati Uniti la conoscenza attraverso la rete è passata al 40% del 2017. Federico Fubini ha letto lo studio su questo fenomeno e mi ha raccontato cosa ha scoperto. Se ci si incontrava attraverso le famiglie o sul luogo di lavoro o al bar, in fondo ci si incontrava in ambienti ristretti con una possibilità di scelta tutto sommato abbastanza ristretta a persone della propria cerchia. Ci si incontra nel quartiere, allora un quartiere è un quartiere della middle class, oppure un quartiere alto locato, oppure un quartiere molto popolare, e si tende a sposare un'altra persona che è come noi, oppure ci si incontra durante gli studi, allora magari ci si incontra a Harvard, ma a Harvard ci vanno tendenzialmente solo persone molto abbienti, perché un anno a Harvard può costare più di $100,000, e dunque si tende a sposarsi fra persone dello stesso ceto sociale. È da tempo che gli economisti hanno individuato nella scelta del compagno o della compagna di vita uno dei motivi di mantenimento, se non di aumento, delle diseguaglianze negli Stati Uniti. Quindi la domanda che i tre ricercatori si sono posti è:
Il web, che in teoria facilita la comunicazione orizzontale e la possibilità di entrare in contatto con persone lontanissime da noi, ha cambiato queste tendenze di lungo periodo, riducendo le differenze? Stando ai dati, la risposta è piuttosto sorprendente. Quello che è successo in concreto è esattamente l'opposto della loro ipotesi, cioè che online le persone hanno dimostrato di essere molto selettive reciprocamente sulla base, in primo luogo, del livello educativo del potenziale partner, del livello di competenze del potenziale partner, dunque, come dire, dei pilastri di quello che poi diventa il reddito, lo status sociale, e poi anche di essere molto selettivi sul reddito direttamente, in un certo senso anche sull'età sono diventati più selettivi, mentre la razza è diventato, come dire, un fattore su cui la selezione del simile col simile è rimasta, certamente, ma un pochino meno di prima. Anche nel campo dei matrimoni, insomma, l'effetto di internet è stato opposto a quello che tanti prevedevano, un po' come abbiamo visto verificarsi sui social media. Se ci ricordiamo cosa si pensava che fosse i social media nei primi anni 10 del secolo, no? L'idea delle rivoluzioni, delle primavere arabe, che internet avrebbe reso più democratiche società che non lo erano, avrebbe dato libertà di parola, ci si poteva conoscere, si poteva comunicare, sarebbe stato un grande fattore di apertura. In realtà, meno di 10 anni dopo, già al tempo dell'elezione di Donald Trump nel 2016, si è reso conto che invece internet aveva polarizzato la società in bolle di opinione, e qualcosa di simile succede anche nel mercato dei matrimoni. Lo studio arriva addirittura a indicare di quanto la selezione dei partner attraverso il web aumenti il tasso di disuguaglianza, mettendolo in relazione con il coefficiente di Gini, cioè l'indice che misura le disuguaglianze nella distribuzione di un determinato bene. Più il numero sale verso 100 e più le disuguaglianze aumentano. Lo zero indica l'uguaglianza assoluta. Ebbene, secondo gli autori della ricerca, conoscersi online ha aumentato di 3 punti il coefficiente di disuguaglianza in questo settore. Quindi la domanda finale è: ma allora non è cambiato niente dai tempi in cui ci si incontrava attraverso le famiglie che decidevano per conto dei figli? Qualcosa è cambiato, ci fanno vedere questi autori, perché nell'epoca prima di internet le donne tipicamente cercavano di incontrare degli uomini con un reddito più alto del loro e con un livello di competenze, dunque una capacità di sviluppare reddito in futuro più alta della loro. Dunque c'era questa sensazione che le donne cercassero uomini che stanno economicamente e finanziariamente meglio di loro per sposarli, e che gli uomini cercassero donne che avessero dei livelli di educazione, competenze e anche di reddito più basso del loro. Perché? Perché gli uomini tradizionalmente cercavano donne da tenere a casa per far loro fare le casalinghe. Questo è cambiato, sicuramente o probabilmente non è dovuto all'avvento di internet, è piuttosto dovuto all'emancipazione delle donne nella società. Ci sono molte più donne che raggiungono livelli elevati di educazione, livelli elevati di competenze e di reddito. Gli uomini apparentemente non cercano più donne necessariamente inferiori a loro socialmente come competenze, non cercano più le casalinghe, e le donne non cercano più necessariamente uomini che stanno meglio di loro. Tempo ballerino, non si sa mai come vestirsi, perché poi fa caldo improvvisamente. Questo è un abitino di cotone, divertente secondo me, e un soprabito permeabile, e poi una pashmina che secondo me non può mai mancare. Questo è un estratto dall'ultimo video che l'architetta e conduttrice TV Paola Marella ha pubblicato sui suoi profili social mercoledì 18 settembre. 3 giorni dopo, sabato 21, è arrivata la notizia della sua morte per un tumore a 61 anni. Tra i personaggi televisivi, Paola Marella era una figura molto particolare
E come dimostra l'enorme numero di lettori che ieri ha letto gli articoli che la riguardavano sul sito del Corriere della Sera, più popolare di quanto ci si potesse aspettare visto il tipo di trasmissioni che conduceva. Per questo ho chiesto al critico televisivo del Corriere della Sera, Aldo Grasso, di provare a spiegarmi le ragioni della popolarità di Paola Marella. E per farlo, lui è partito da una domanda. Comprereste mai una casa con l'intermediazione di Paola Marella? Questa è la domanda che facevo ai lettori del Corriere della Sera nel 2006, recensendo Cerco Casa Disperatamente, che era una sorta di reality sul mercato immobiliare. Mi ricordo, sì, il format era molto semplice: presentazione dell'acquirente della sua vecchia casa, esposizione delle esigenze, ricerche e naturalmente lieto fine. Così semplice questo format, che poi verrà declinato anche sul versante del venditore. Si chiamava la trasmissione Vendo casa disperatamente. La mediatrice immobiliare, cioè lei Paola, metteva in scena la compravendita, aiutata, cosa che mi divertiva moltissimo, da un architetto spagnolo che lavorava come interior e flower designer. Si selezionava il possibile compratore, gli venivano mostrati tre immobili, naturalmente uno più bello dell'altro, mai, una casa popolare, mai, e le relative possibili soluzioni di ristrutturazione. Scelta l'abitazione, tirato fuori il libretto degli assegni, si passava a rimettere in sesto le stanze. E proprio qui, secondo Aldo Grasso, stava il trucco, o meglio il segreto del successo dei programmi di Marella. Se uno aveva voglia di farsi incantare, di entrare nel regno delle favole, di illudersi di aver fatto un salto sociale, non aveva che da immedesimarsi o nel venditore o nel compratore. E lasciarsi conquistare da lei con frasi tipo «svegliarsi con questi affacci», «qui basta una spruzzata di colore», «il liberty è lo stile che preferisco». Dal 2021 al 2023 i suoi due ultimi programmi sono stati «Un sogno in affitto» e «Come la vorrei», sempre dedicati alle abitazioni di lusso. Variazioni più o meno sul medesimo tema, e non a caso. La cosa curiosa è che Marella la riconoscevi subito dalla voce. Per me tutte le architette milanese parlano con quella cadenza, con quel tono convincente, con quella sicurezza borghese. Di tutti i suoi programmi a me piaceva molto Un sogno in affitto, un programma che andava su Sky, dove Marella offriva a persone conosciute alcune delle case più chic delle zone più suggestive d'Italia. Perché mi piaceva? Mi piaceva perché deve essere molto bello essere ricchi sfondati per mettersi quelle abitazioni. Tanto non ci crede nessuno che amiamo le case brutte. Gli ospiti famosi da lei invitati fingevano di essere interessati ad affittare quelle villone e noi ci permettevamo un innocente sogno: abitare in quei posti, attraversare saloni elegantissimi, dormire in camere da letto maestose, invitare amici nella master suite. La master suite non mancava mai, non so cosa voglia dire, ma non mancava mai. E poi era bello offrire agli ospiti le docce matrimoniali, prendere l'aperitivo in giardino all'italiana con vasca idromassaggio. Il messaggio, insomma, era che doveva, anzi deve essere proprio bello essere ricchi sfondati, a patto però di esserlo in un certo modo. In quei programmi non si parlava mai di soldi, non era elegante, bisognava essere morbidi e non si parlava nemmeno del personale, perché per godere di posti così hai bisogno di decine di collaboratori domestici, di giardinieri, di autisti. Sono soggiorni per gente felice che si immerge solo in piscine a sfioro, che vive nell'agio, che ama il relax con il Rolex, che dispone di cabine armadio grandi come camere da letto, che non si preoccupa di IMU, di TASI, di TARI. Grazie Paola per averci regalato quei sogni.
Grazie anche a voi per averci ascoltato fin qui. Grazie ad Aldo Grasso, Federico Fubini, Stefano Montefiori e noi ci risentiamo domani. Giorno per giorno, il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Francesco Giambertone. Coordinamento di Tommaso Pellizzari, produzione di Carlo Annese, editing di Enrica Zoleo, montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi.